Sempre un piacere avervi qui su Wargames Tube. Continuiamo su Skylander Swap Force, il Voltrutt, il capitolo 2 Pian della Cascata a livello incubo. Una cosa che ho dimenticato molto importante nell'altro video è che ci sono dei seri problemi con YouTube. Non riusciamo a commentare, abbiamo dei problemi con dei video, dei copyright che vengono violati. Non so se state seguendo il Voltrutt di Mario, fatto da Leo, comunque da Bindle. Hanno dovuto togliere dei video perché violavano dei copyright, cioè Nintendo che ci sta facendo dei problemi. È un periodo un attimo un po' difficile per YouTube, diciamo, per lavorare su YouTube, come noi che vogliamo fare video comunque per voi ragazzi che siamo interessati a intrattenere, comunque intrattenerci, perché è una passione anche per noi e noi lo facciamo per divertirci soprattutto. E invece è un problema, e la cosa che ti dà molto fastidio al di là dei video, per quanto mi riguarda, è che vedo che commentate sempre comunque molto entusiasti e non sto riuscendo a rispondervi. E quando clicco su rispondi mi dà degli errori, quindi capirete che non è proprio che dipenda da me. Adesso continuerò a provare, proverò a cambiare magari connessione, andare da un'altra parte, vedere se funziona meglio, ma per il momento sono bloccato a questa cosa qui. Oggi proviamo uno Skylander che devo dire mi ha impressionato poco, è dire un eufemismo, è dir poco. E Lightning Rod, che dice One Strike and You're Out, uno strike e tu sei fuori, e che fa questo potere qui, che sembra veramente molto bello. Ah, però, si può pilotare. E spara le saette, come non l'avreste mai detto che sparava le saette, ovviamente sì, sono solo ironico. È abbastanza palese che spari le saette. E niente, un altro degli Skylander generosamente prestati, mi hanno detto tutto sommato provalo che non è brutto. Io non so perché l'avete comprato, ragazzi, però mi fa piacere che me l'avete prestato. Adesso lo provo e poi vi saprò dire com'è. Allora, questi Questo è uno scintillo li abbiamo fatti tante di quelle volte che che costa queste due scintille per sbloccare ormai dovrei l'anello. saperlo a memoria, in teoria. Porta le scintille oltre gli ostacoli per riunirle. Là, fatto. Gribble malvagizzato. Qui ci cominciano a uscire i Gribble malvagizzati. Cioè, fa 77 ogni colpo. Madonna, ragazzi, è forte, sì. Però 77 si è potenziato. Caspita. Arrivano anche belle lontano le mosse. Sono impressionato. In effetti, devo ricredermi. Devo veramente ricredermi sulla potenza di fuoco di questo ragazzone. Non ci arrivo da qui, eh. Questo è lo stesso che abbiamo visto, ma malvagizzato, che fa un po' il fenomeno. No, non è vero, non è quello col mortaio questo. Oh, 4 colpi ci vogliono da 77. Ah, no, mi sono scansato in tempo. Bam, bam e bam. Ecco, questa voce così cavernicola, cavernosa, anzi, non cavernicola che è un'altra cosa, potevamo risparmiarcela, però va bene. Ah, tu sei mangiato tu. Dammi il punto di esperienza che mi servono per sopravvivere. Allora, qua si fa così. E poi si va tutto in qua. E ancora. E ancora. E ancora. Aia! Maledetto, mi ha colpito. È un po' inquietante la voce è veramente brutta ed è anche abbastanza brutto l'effetto quella nuvoletta strana, insomma, però è forte tutto sommato. È bello da giocare in due, probabilmente, con un altro personaggio un pochino più veloce che ti dà una mano a reggere il ritmo. Però, cioè, mena. Mangiateli. Ecco, adesso senza potenziamento 45 torna a essere un pochino più umano. Chi va?
No, non mi fate male. No, non mi fare male. Andiamo. Cavolo, pensavo che si batteva sulla porta, sulla pianta il colpo. E l'hamburger? No, non me l'ha dato. Boh, vabbè. Facciare saltare, ma non stiamo a saltare. Non stiamo neanche andare giù per di là. Andiamo dritto. Non voglio far durare tanto questi video, come ho già detto anche nell'altro episodio. Non è un attacco al tempo, ma non voglio neanche che duri un'eternità. Bam, bam. Dai, vieni. Sembra un po' rincoglionito, però, eh. Oh, c'ho ben 2 di vita, cavolo. Salta, può attivare questa zona swap. Solo uno Skylander swap con l'abilità furtività può attivare questa zona swap. Oh, schiva. Oh, che cavolo, di nuovo. Ah, non sto salendo di livello, uffa. Sono più forti in questa zona. La 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 la. Sto avendo già giocato diverse volte anche per attacco a tempo. So già dove devo andare. Ci si risparmia del tempo. Altro giochino fastidioso. Allora, come funzionava così? Clicchiamo. Hola. La tempesta si raccoglie qui. La 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 la. Tanto mi sparano da sotto. Ops. È arrivata una pallonata. Mi dispiace. Oh, è arrivata una pallonata. Va bene, andiamo con qualcosa di un pochino più rapido, forse. Uno Skylander che fa paura. Il non morto Fright Rider. Questo è molto più fastidioso. Aia. Me la sono un po' cercata, sono rimasto fermo davanti a lui. Guarda come salta lo struzzo. No, lo struzzo prende a calci la pietra. Rivediamolo. Attenzione, replay. Truc. Bellissimo. Anche lui non mi ha mai ispirato particolarmente. Però dicevano che era bello. Adesso, ragazzi, ve lo so dire fra poco. Come ti stavo per cadere, questo non sarebbe stato assolutamente bello, mi sarebbe stato molto antipatico, anzi. Allora. Gli Skylander dell'elemento magia sono più forti in questa zona. Che cavolo? Cosa mi ha colpito? No, povero struzzo. Cavolo. Ma vorrei almeno aver capito cosa mi è successo, perché non l'ho compreso. Aiuto, non so cosa fa Bash, non l'ho mai provato prima. Spedito uno giù, mi sta bene. Però Bash. L'anno scorso è stato. C'è qualcuno che mi ha detto, guarda che Bash è fortissimo, fa un attacco che fa un sacco di male. Poi salta al contrario.
È un figo. Anzi, ma è una figata, Bash. Aia, che male. No, è riuscito a colpirmi. Ma c'è una figata, ma sta malissimo. Questa modalità incubo si pronuncia un incubo. Direi ci sono già passato. Mi ha colpito. Me la sono giocata male. Oh, ragazzi, questa è l'ultima cartuccia che mi sparo. Dopo dovrò cominciare ad andare a cercare gli Skylander vecchi, eh. Ultimo personaggio che non ho mai usato. Della serie 1, anche lui. Lei, anzi, ex. Serve sapere che cosa fa questa palla qui. Mi stanno chiamando. Dobbiamo purtroppo stare con questo fastidioso suono in sottofondo, soprattutto io che ce l'ho di fianco all'orecchio. E mi sono pure preso una botta per schivare, per spostare il telefono, ma tanto si sentirà lo stesso, immagino. Che è molto fastidioso. Però non risponde nessuno. Che stress. Evidentemente mia sorella molto sveglia non è. Allora, ci parte qua, così. Allora, no. Così. Perfetto. E ci incontriamo. Non sto a riprendere ovviamente i tre fulmini tutte le volte. Cosa c'è in acqua? Piccola capotribù. Li vedo laggiù, ma è tutto tranquillo. Direi quasi. Troppo tranquillo. E mo vediamo che cacchio può combinare Ex. Ok, abbiamo aperto la gabbia. Non aprirla anche prima. Yam, buono, eh. Oh, cavolo. Ho idea, ma non sono sicuro che il potere di Ex prevenga i danni. Mi hanno colpito. Vabbè. Facciamo così. Siccome ancora non l'ho restituito e mi è piaciuto un sacco, e soprattutto ho la scatola degli altri Skylander lontano in questo momento, mi riprendo Dinorang. Allora, aspettate che mi devo ricordare un attimo come funzionava. Aia. Magnatelo te, per favore. Ok, ci siamo. Beh, stai fermo lì così io ti continuo a prendere a boomerangate. Andiamo, perfetto, finito. Oh, giusto, ci sono anche dei bonus se sfruttate le piante per mangiare i vostri avversari. E purtroppo con questa serie di morti completiamo la missione, però insomma... L'importante è arrivare in fondo, tanto non sto giocando per fare tutte le stelle, visto che non è neanche necessario per il platino. E va bene, nessuno Skylander sconfitto l'avevo già fatto poi anche in passato, quindi mi interessava delle due altre cose che purtroppo non ho trovato, non ho trovato neanche un'area addirittura, mi mancava. E vabbè, anche per oggi è tutto, ci fermiamo qui con il secondo capitolo e ci vediamo con il prossimo, che sarà quindi il terzo, sempre domani alle 15. Ciao da T e buon proseguimento, ciao ciao!